Recordaba. Buonasera a tutti e ben ritrovati con Italian Babylon, quinta puntata. Vi abbiamo fatto aspettare come le belle donne, però ne è valsa la pena. Dai, siete con noi, io sono Fabiana Carucci, ho con me sempre tutta la mia redazione, ho Alessandra De Martinis e abbiamo già pronto il nostro primo ospite. Abbiamo un ospite importantissimo, il direttore di Fenix, Adriano Corgione. Adriano, sei già con noi, vero? Sì, buonasera. Buonasera a te, ci senti? Ci senti? Perfetto, ok. Adriano, allora tu sei il direttore di questa rivista Fenix. Ci vuoi parlare un po' degli argomenti tratti sulla tua rivista? Fenix è una rivista che si occupa principalmente di misteri dell'uomo, quindi andiamo dalle civiltà perdute ai misteri dell'archeologia, della storia, al misteri del sacro. Quindi andiamo a esplorare un po' quelle che sono le verità nascoste dalle religioni per cercare quello che è il nucleo fondamentale dell'uomo, e poi esploriamo anche quella che secondo me è un argomento molto affascinante che i tuoi ascoltatori gradiranno, che è legato al contatto con altre civiltà o comunque con altre forme di intelligenza, non soltanto nel nostro universo ma anche in quelli che sono i universi paralleli, lo sciamanesimo, che comunque per tradizione ha contatti con forme di intelligenza e di coscienza che in qualche modo sono legate ad altri livelli dimensionali. Abbiamo anche una rivista sorella che si chiama Einstein, che invece si occupa invece più specificamente di ecologia e contatti con altre forme di vita. Sì, allora Adriano, abbiamo parlato appunto di altre forme di vita, ci dici un po' quella che è la posizione attuale della tua rivista, ma anche diciamo un po' settoriale per quello che riguarda esperienze extraterrestri, vogliamo chiamarle così, vogliamo usare questo nome? Sì, beh, la nostra posizione è assolutamente a favore dell'esistenza di altre intelligenze, altre forme di vita biologica e non solo più nel nostro universo. D'altronde soprattutto su Einstein ci dobbiamo di approfondire i dati del contatto, perché un contatto c'è già stato, c'è sicuramente a livello attuale, a livello contemporaneo, attraverso diverse forme, che possa essere un contatto visuale con astronavi, comunque con navicelle che si fanno vedere ai nostri cieli ormai da decadi. Abbiamo sentito bene, hai detto un contatto c'è già stato riconosciuto come tale? Sicuramente, perché ora ci andiamo a fare un sondaggio su quelli che hanno avuto esperienze di visuali, di contatto anche diciamo del primo tipo, semplicemente avvistamenti, con fenomeni a cui non sanno la spiegazione, legati probabilmente a UFO, comunque a oggetti quasi identificati, siamo ben oltre il 70%, ormai il fenomeno è talmente radicato nella popolazione che la gente è predisposta non soltanto a credere all'esistenza di forme di vita nel nostro universo, ma anche queste siano già arrivate qui. Siano in qualche modo sono tra noi? Sono sicuramente tra noi, ma questa attenzione, l'ufologia è un argomento di intelligenza, nel senso che i servizi segreti conoscono molto bene di qualsiasi paese, principalmente quelli americani, ma dobbiamo dire che poi sono quelli che gestiscono un po' l'attività di intelligenza a livello planetario, soprattutto in Occidente. Sono ben consapevoli dell'esistenza di queste forme di vita. Perché non lo dicono alla popolazione, o comunque non c'è una posizione ufficiale affermativa in questo senso, Adriano? Guarda, Fabiana, io ti posso dire che vi sono dei paesi come l'Inghilterra, come l'Australia, ma principalmente quelli d'America Latina come il Cile, il Perù, il Messico, che hanno già declassificato una serie di documenti prima segreti e che oggi parlano chiaramente del contatto fra soprattutto l'aeronautica militare di questi paesi e oggetti volanti non identificati che in qualche modo hanno avvicinato questi
chiavi oggetti militari, addirittura interagendo con essi. Quindi c'è sicuramente una consapevolezza maggiore da parte di alcuni paesi che hanno divulgato certe esperienze. È ovvio che questo fenomeno ha più controindicazioni. Prima di tutto, andrebbe a distruggere quella che fondamentalmente è la base delle religioni tradizionali. In secondo luogo, porterebbe avanti un tipo di messaggio che è quello dell'esistenza di forme di energie alternative che non sono quelle del petrolio, ma sicuramente basate sull'elettromagnetismo, quindi energie libere presenti in natura che noi potremmo in qualche modo utilizzare e abbatterebbero completamente il potere economico-finanziario delle sette sorelle che oggi sono quelle che gestiscono fondamentalmente l'approvvigionamento energetico a livello planetario. Quindi ci sono tutta una serie di fattori che non possono essere considerabili come adatti alla divulgazione di certe forme di vita. Considera che già dal 47, forse i tuoi ascoltatori sapranno che dal 47 l'America è già in contatto, è già non solo in contatto, ma in possesso di oggetti volanti identificati in quanto Stai alcuni. parlando dell'area 51 e di Roosevelt? Ma sì, appunto, da Roswell all'area 51 noi abbiamo una serie di oggetti che oggi sono stati studiati, che sono fondamentalmente, come è normale che sia per il potere, studiati a livello militare. Non ne Quindi parlava il parliamo di. colonnello Philip J. Corso nel suo libro Il giorno dopo Roswell? Che io ho conosciuto personalmente, e colonnello che ha lavorato al Pentagono fino al 1964 studiando materiale di derivazione extraterrestre. E qui parliamo di un militare che no, qui non si può assolutamente contestare e discutere il suo background. E lui chiaramente ha ufficializzato, una volta data invenzione, che tutta una serie di materiali vengono studiati a livello militare. Quindi è ovvio che se noi oggi abbiamo, per esempio, internet o le fibre ottiche, i laser, o armi non convenzionali che stanno diventando addirittura di uso comune, perché i nostri cellulari, ricordiamolo, sono stati prima di derivazione militare, tutta tecnologia che è utilizzata 20 anni fa a livello militare che oggi è diventata di uso comune, ma pensate che l'antigravità a livello aeronautico è un dato di fatto, oggi è parzialmente utilizzata nei caccia stealth, ma noi non sappiamo quello che stanno sviluppando all'interno di queste basi segrete. E secondo le voci di questi rivelatori, quindi gente che lavorava nell'ambito militare, effettivamente ci sono già sperimentazioni di velivoli a completa antigravità C'è che vengono un'interazione utilizzati. tecnologica anche, no? Tra la nostra Esatto, si chiama tecnologia. ricaduta tecnologica, esatto, ricaduta tecnologica. Per cui è ovvio che il segreto è motivato proprio da tutta una serie di fattori produttivi, finanziari e soprattutto militari, perché c'è studio militare su armi che potrebbero garantire la supremazia bellica in caso di conflitto. Quindi è È ovvio un che gioco di potere, è solamente un gioco è di un gioco di potere. potere, è un gioco di potere. Questa potrei anche dirti di più, ma questo può sembrare fantascienza, ma Adriano, non è ma noi ti assolutamente. ospitiamo volentieri anche nelle nostre prossime puntate, se tu vuoi stare con noi per parlarne di più e per parlare anche di argomenti specifici. Possiamo parlare anche proprio specificatamente dei contatti, dei vari tipi di contatti, primo, secondo, terzo tipo, e possiamo parlare anche dei cerchi nel grano. Insomma, sono tantissimi, lo sappiamo, gli argomenti di cui parlare. Invece adesso, allora, è una promessa, quindi sarai con noi anche nelle prossime puntate. Intanto mi chiedono dalla redazione, cosa ne pensi tu del pianeta X? Niburu dovrebbe essere, sbaglio? Nibiru, scusami, Sì, Nibiru. chiamato così da Zeccaria Sicini, che è un sumerologo che ha studiato in chiave non convenzionali questi sumeri. Io personalmente ti dico, sono un po' scettico sul discorso che questo pianeta sia abitato. Penso che il fenomeno extraterrestre abbia un'altra origine, non interna al nostro sistema solare. Però non escludo, anzi, devo dire che esiste sicuramente un corpo celeste, quelli conosciuti, e non è detto che questo sia abitato, ma potrebbe essere scoperto tra breve. D'altronde, le anomalie che gli ultimi pianeti del Sistema Solare mostrano fanno proprio presagire alla presenza di un grande corpo celeste, probabilmente un pianeta di grandi dimensioni all'esterno del nostro sistema. Quindi è possibile che testi sumeri su cui ha studiato Sitchin dicano la verità in tal senso. Poi bisogna effettivamente vedere se questo pianeta è abitato o meno, da questo punto di vista non ci sono prove. Però è una delle ipotesi della provenienza di queste, almeno di una razza, di quelle che noi consideriamo come extraterrestri.
Perfetto Adriano, io direi che è interessantissimo l'argomento e che ti invitiamo ufficialmente a ritornare con noi le prossime puntate. Poi ci accorderemo con te di volta in volta, se tu ovviamente sei disponibile, non sei fuori per uno dei tuoi viaggi, che sappiamo insomma fai spessissimo, viaggi tra l'altro particolari. Ecco, ti chiedo solamente di dare un accenno dei tuoi viaggi e poi di dare dei tuoi contatti per i nostri ascoltatori che sono interessati a seguire la tua attività più da vicino. Di questa possibilità. Beh, i miei viaggi sono ormai 14 anni, organizzo viaggi nei luoghi sacri di tutto il mondo, dall'Egitto al Perù, all'Isola di Pasqua, la Turchia, il Malta, insomma tutti i luoghi che hanno in qualche modo legami con un passato dimenticato da riscoprire e soprattutto hanno ancora un messaggio da dare all'uomo di oggi, un messaggio che sia di carattere spirituale, perché ovviamente parliamo di luoghi sacri, sia anche diciamo sia alla visita di quegli enigmi forse più come Sì, ti sentiamo un po' male, Adriano. Ci sei? Sei ancora con noi? Sì, ti abbiamo perso per un attimo. Questa sera abbiamo un po' di problemi tecnici. Io penso che c'è un problema generale di internet da quello che abbiamo sentito. Infatti, anche noi siamo andati in onda un pochino più tardi. devo dire che anche noi in redazione oggi abbiamo avuto i nostri problemi con internet. Oggi, infatti, la rete ci ha un po' creato problemi, ma noi siamo più forti e siamo qua. Dicevi, scusa, puoi ripetere solo le tue ultime? Ho sentito solo fino a Megaliti, si è sentito, non so a casa, ma qui. Per chi Perfetto, mi voglia Adriano. contattare, Sì, dici. ovviamente può scrivere alla mia mail adrianoforgione@gmail.com. Perfetto, quindi abbiamo dato anche un tuo primo contatto e in attesa di averti con noi ti diciamo semplicemente arrivederci perché appunto sarà un arrivederci a molto presto e intanto ti lasciamo al tuo lavoro e noi proseguiamo anche con i nostri programmi. Ti ringraziamo infinitamente di essere stato con noi, con Italian Babylon e Grazie Fabiana, è stato un piacere. piacere nostro. Adriano, di nuovo grazie e a presto. E adesso ritorniamo con i piedi un pochino più sulla terra, esattamente ritorniamo proprio nell'ambiente della medicina perché abbiamo incontrato il dottor Claudio Cricelli, che è presidente della SIMG, la Società Italiana di Medici di Medicina Generale, ed è un'associazione autonoma e indipendente di medici. A fine novembre al Palazzo dei Congressi di Firenze c'è stato il loro congresso nazionale. Sentiamo cosa ha da dirci il dottor Claudio Cricelli sui medici di medicina generale, anche per quello che riguarda la loro posizione sulla cura dei tumori. Cricelli, Presidente nazionale della Società Italiana di Medicina Generale, SIMGE. Buonasera dottore, grazie della disponibilità di essere con noi di Italian Babylon. Le volevo chiedere qual è il ruolo oggi del medico di medicina generale sul territorio, soprattutto nella prevenzione e nel collegamento post dimissioni dal nosocomio ospedaliero. I medici di famiglia hanno un grande compito e hanno delle potenzialità straordinarie perché buona parte degli strumenti di prevenzione ormai noi abbiamo capito essere soltanto i comportamenti quotidiani, la rinuncia al fumo, la diminuzione dell'alcol, l'abolizione dell'alcol, alimentare, Sì, certo, da qualunque parte ci giriamo, la buona salute si mantiene in questa maniera. Il problema è che finora hanno avuto degli strumenti solo teorici per mettere in pratica queste buone direttive e soprattutto è stato tutto affidato alla loro buona volontà. Medici, diciamo, più volenterosi, che hanno voglia di impiegare un po' di tempo per intervenire sui comportamenti dei pazienti, lo hanno fatto. Noi chiediamo e riteniamo che si debba passare da un sistema volontaristico per cui chi ha buona volontà faccia le cose, faccia la prevenzione, faccia l'informazione al paziente, ad un sistema di presa in carico. No. Io voglio. oggi come si registra, ecco. No, i medici fanno un grande,
fanno un grande lavoro e poi praticano la prevenzione, praticano diciamo l'educazione ai propri pazienti, però non sono supportati da un progetto complessivo, cioè lo fanno perché noi, le associazioni mediche, sollecitano, spingono e invitano a fare. Quindi noi crediamo in un passaggio ad una nuova sanità pubblica, soprattutto alle nuove cure primarie, in cui persona, paziente per paziente, cittadino per cittadino, si prende a carico delle cose di cui ha bisogno, sia in termini di prevenzione, sia in termini di cura, privilegiando sempre più la prevenzione e l'educazione sanitaria rispetto alla cura, e questo diventi un compito, come dire, obbligatorio, un compito scritto, sì, un compito... Qual è la risposta invece oggi che ha visto dei pazienti? C'è un'educazione diversa? No, i pazienti sono, voglio dire, molto maturi. Voglio dire, in questo, sì, sono interlocutori più saggi, sì, del passato. Sì, assolutamente. Guardi, tutti i giorni noi abbiamo un confronto, anche ieri io ho avuto un confronto con Cittadinanza Attiva, con i pazienti, l'associazione dei pazienti. Sono estremamente sensibili, si rendono conto soprattutto di un messaggio che sta iniziando a passare, in sostanza. Assolutamente. E c'è una disparità tra le varie zone d'Italia che lei veda? Sì, è chiaro che ci sono delle zone in cui il controllo sociale, come lo chiamiamo spesso, cioè la popolazione, le comunità sono molto attive, sorvegliano molto attentamente i comportamenti dei medici e dei politici. Ci sono delle zone in cui questo controllo sociale è un pochino più distante. È chiaro che lì, voglio dire, la mala organizzazione finisce col prevalere rispetto alla buona organizzazione sanitaria. Però sono convinto che al di là di tutto i cittadini di questo paese abbiano capito un concetto. Non si può cambiare la sanità se non si cambia il paese. La sanità è un pezzo del paese. La mentalità, assolutamente, ognuno deve avere il suo. Se noi cambiamo l'atteggiamento tipico di questo paese, di rassegnazione spesso, di subire e non di reagire, noi se cambiamo questo atteggiamento vediamo cambiare immediatamente tutti i sistemi, in particolare la sanità, che di tutti i sistemi è forse quello più sensibile, quello più critico. E vorrei dire un'ultima cosa, tanto per essere chiari, molta gente pensa che ci sia una resistenza da parte dei professionisti ai cambiamenti. Ecco, io vorrei rassicurare insomma gli ascoltatori, i cittadini in genere. Non solo i medici non sono contrari, ma i medici non sono contenti del modo in cui si lavora oggi. I medici vedono le trasformazioni e i cambiamenti come un modo di lavorare meglio, di avere più soddisfazione professionale, cioè in sostanza anche noi non ne possiamo più di lavorare male. Quindi questo è un messaggio che io do insomma a tutti gli ascoltatori e a voi. Grazie mille di essere stato con noi, arrivederci. E salutiamo anche il dottor Claudio Cricelli, lo ringraziamo per essere stato con noi, avrete sentito, lo abbiamo incontrato nell'ambito del congresso. Comunque, ecco, adesso vi lasciamo con un pochino di musica e poi ritorniamo con i nostri prossimi ospiti. Make you
Eccoci tornati qui in redazione. Prima di proseguire volevamo darvi i nostri riferimenti, il nostro numero di telefono che è 333-722-8547. Vi ricordiamo che la nostra trasmissione è relativa al sito www.italianbabylon.net. E precisiamo .net, non vi sbagliate perché ci sono altri siti come il nostro, ma noi siamo quelli del .net. Lo stesso vale per Twitter, siamo come Italian Babylon anche su Twitter e abbiamo la nostra pagina Facebook. E adesso Alessandra ha già pronto il suo prossimo ospite, è una giovane donna che ha inventato una cosa molto molto simpatica. Alessandra, a te. Eccoci, buonasera a tutti. Siamo qui in compagnia di Maria Buccolo, che è una docente di teatro e formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma 3. E invitiamo qui ad Italian Babylon Maria, soprattutto perché è presidente di un'associazione culturale molto particolare, denominata la Formazione Va in Scena, che si occupa di applicare tecniche teatrali nelle aziende, nelle scuole. Lasciamo che ce ne parli lei. Ciao Maria, sei qui in diretta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ascolta Maria, ci parli un po' di cosa si occupa nello specifico questa associazione, la Formazione Va in Scena? Sì, allora, l'associazione è un'associazione culturale che ha una connotazione molto particolare, nel senso che ha una parte, l'anima fondante di questa associazione è la ricerca. Noi facciamo sostanzialmente formazione e ricerca utilizzando le tecniche di teatro applicate in azienda. D'altra parte invece facciamo anche spettacoli e animazione per le aziende stesse. Sì. Le mie origini sono appunto provenienti dal mondo della ricerca, quindi... Sì, a proposito di ricerca, so che sei stata la prima in Italia a fare ricerca sulla metodologia del teatro d'impresa attraverso un progetto europeo che, se non erro, arriva da Parigi addirittura. Ci puoi parlare di questo progetto e del teatro d'impresa? Intanto, due parole brevissime sulla metodologia del teatro d'impresa, così i nostri ascoltatori hanno chiaro magari che cos'è. Sarebbero le tecniche di teatro, quindi anche giochi, esercizi, attività che gli attori fanno prima di andare in scena, applicate al mondo della formazione per aiutare i manager ma anche i dipendenti a vivere meglio sul proprio posto di lavoro. Quindi facciamo formazione, gestione dei conflitti, leadership, ma anche gestione delle emozioni e gestione dello stress, servendoci di tecniche come queste del teatro. Quindi facciamo proprio esercitare le persone, le facciamo parlare, le facciamo raccontare i loro vissuti per cercare insieme delle soluzioni, e poi vengono messe anche in cantiere delle storie particolari in cui si cerca proprio di usare il teatro come lente che ingrandisce la realtà. Sì. È nato in Francia alla fine degli anni 80, dove è stato utilizzato per la prima volta sul tema della qualità. Quando è arrivata la qualità in azienda, con i corsi di formazione professionale, i dipendenti non riuscivano a capire quali fossero i vantaggi del tema della qualità, e allora è stato messo su uno spettacolo di teatro d'impresa che ha messo in cantiere il controllo della qualità, e allora le persone hanno compreso finalmente i benefici. Sì, sembra un metodo... A livello di ricerca dopo il 2000. Sì. Sembra... Un progetto europeo che si è approvato nel 2007, un progetto Leonardo da Vinci, Transfer Multilaterale dell'Innovazione, dove ci siamo occupati di applicare le tecniche di teatro per favorire l'inserimento degli immigrati in azienda. Ah, bello, insomma, un tema tra l'altro di grande attualità. Ascolta, una curiosità, perché tu hai portato proprio questo metodo delle aziende? Nel senso, le persone che partecipano e che hanno partecipato a questo tipo di formazione riscontrano dei miglioramenti dal punto di vista del benessere psicofisico? Allora, intanto il metodo in Italia è stato portato da Paolo Verniani, che è uno psicologo del lavoro, e lui fa delle lezioni spettacolo, quindi fa degli spettacoli in cui in chiave teatrale
spiega dalla comunicazione ad altre tematiche aziendali. La tecnica invece che utilizziamo noi, perché ci siamo specializzati su teatrazione, trasforma un'aula di formazione in un laboratorio teatrale. E quando Bello. Si parla di fare comunicazione ai dipendenti, invece di far vedere delle slide e spiegare che cos'è la comunicazione verbale o la comunicazione non verbale, noi facciamo loro degli esercizi in cui sono le persone che si mettono in gioco. Rispetto ai metodi di formazione tradizionale, questo metodo che cosa attiva nelle persone? Attiva un cambiamento da un punto di vista razionale, agisce sulle emozioni e cerca di far muovere la corporeità vivente che spesso in ufficio le persone non considerano, quindi la comunicazione soprattutto non verbale. Esatto. Tutto il nostro corpo, quindi il miglioramento psicofisico c'è perché le persone riescono finalmente nel posto di lavoro a concentrarsi mettendo insieme tutti e tre questi elementi e portano dentro il teatro le problematiche che poi insieme nel gruppo riusciamo per esempio a risolvere. Problematiche di relazione tra dipendenti e capo, situazioni di mobbing e quant'altro, insomma ci sarebbe una lunga carrellata. Vabbè, insomma è un metodo che so sta riscontrando molto successo e lo state portando in tutta Italia. Fra l'altro tu sei autrice insieme a Silvia Mongili ed Eleonora Napolitano del manuale per formatori. Ce ne puoi parlare brevissimamente, poi sicuramente avremo modo di riaverti qui da noi. Allora sì, questo il manuale per formatori è un volume appena uscito dalla casa editrice di Naudino Editori, che ho scritto insieme a Silvia Mongili, che è una anche lei dottore di ricerca in pedagogia ma anche formatrice, ed Eleonora Napolitano che è una formatrice e anche attrice e regista e scrive anche per noi spettacoli di teatro d'impresa. Tra l'altro sono le due socie fondatrici dell'associazione La Formazione Va in Scena insieme a me, e all'interno del volume portiamo dei casi aziendali che abbiamo sviluppato, un caso con una nota azienda farmaceutica. Abbiamo lavorato anche con il CNA di Roma e con una nota biblioteca internazionale che è la Biblioteca Esiana di Roma, dove con il teatro abbiamo lavorato sul tema del diversity management, perché all'interno di questa biblioteca il personale è metà italiano e metà tedesco, e abbiamo lavorato una giornata utilizzando le tecniche di teatro per migliorare la comunicazione tra i dipendenti. Va benissimo, ascolta. Dentro di questo volume noi metteremo appunto in scena alcune pièce dal contratto dal volume al giorno della presentazione di questo libro che ci sarà il 9. Va benissimo, voglio solo accennare ai nostri ascoltatori, qualora fossero interessati, questo manuale per formatori si può trovare in tutte le librerie italiane. E ascolta Maria, in ultima battuta, prima di salutarti, so che lunedì volevi invitarci ad un evento particolare che terrai qui a Roma. Ce ne parli brevissimamente che abbiamo già in linea un altro ospite? Sì. Allora, brevemente, il 9 siamo alla sede del COLAP nazionale, che è il coordinamento delle libere professioni, delle libere associazioni professionali a Roma. Faremo una presentazione spettacolo del libro in cui verranno messi in scena due canovacci teatrali di casi realmente avvenuti in azienda e poi ci sarà la discussione con il nostro pubblico e offriremo un aperitivo ai nostri ospiti. Vi aspettiamo. Perfetto, allora saremo lì con voi. Esatto, saremo noi di Italian Babylon ci saremo sicure, invitiamo anche i nostri ascoltatori e ti salutiamo ringraziandoti. Grazie per questa disponibilità, per essere stata nostra ospite, e ti diciamo un arrivederci perché sicuramente insomma ti inviteremo a parlare di altre argomentazioni. Va grazie, bene? Buona serata. Ciao. Ciao. Allora, e noi abbiamo proprio, passiamo da una donna in gamba ad un'altra donna in gamba, è una collega, una giornalista, e lei mi perdonerà per la pronuncia, anzi penso e spero che mi correggerà,
Flor Murar Jovanovic, che è una giornalista collaboratrice anche dell'Unità dal 2009, se non sbaglio, e è appena tornata da Lampedusa, dove ha seguito la situazione dell'immigrazione, ma lei si occupa anche di CIE, di razzismo, di trasformazione sociale ed ha un blog sociale che è impegnato su diversi fronti. Ma vorrei lasciare la parola alla collega che ci parlerà un po' di questa sua esperienza a Lampedusa. Buongiorno, sei con noi, Flor? Buonasera, anzi, hai ragione. Diciamo che l'esperienza più coinvolgente di quest'estate riguarda ovviamente un'emergenza celata che non è stata molto raccontata in televisione, però noi l'abbiamo visto, è la guerra siriana che è arrivata sulle coste siciliane e bisogna immaginare che è stata una grande emergenza perché sui circa 35.000 profughi che sono sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno, un terzo sono siriani, però non li abbiamo visti perché appena sbarcati sul molo queste famiglie sono state trasferite dentro dei centri di accoglienza da cui sfuggivano l'indomani stesso per raggiungere dei parenti a nord. Quindi è stata comunque una presenza invisibile, ma noi ne abbiamo visti delle barche colme di bambini, era impressionante quanto dava l'impressione di una fuga, di un esodo, dei bambini piccolissimi con un zaino, con tutte le cose dentro e che si sentiva che erano scappati alla morte, scusi la pronuncia, perché No, avevano figurati. uno sguardo proprio emozionati quando arrivavano, erano tutti stremati, bisogna immaginare 10 giorni in barca attraverso varie tappe del viaggio, fuggire dalla Siria, dalla Giordania, attraverso la Turchia, raggiungere le coste egiziane e poi finalmente siciliane. E quindi è stato emozionantissimo, ma anche terribile vedere quanto l'Italia non fosse stata preparata per questa emergenza Ma quanto è incredibile. lasciata sola anche l'Italia? Diciamo anche questo, perché comunque Lampedusa in particolare, la Sicilia, sono lasciate proprio da sole in questo. Loro fanno anche quello che possono, l'abbiamo visto dai telegiornali, anche la Certo. popolazione diventa alleata, ma è proprio il caso invece che l'Europa in questo inizi a dare una mano all'Italia, perché non è un problema italiano, è un problema mondiale, diciamolo, perché siamo tutti Certo, immigrati. sì, però c'è anche una corta vista e un'incapacità della politica di vedere a lungo termine le emergenze che invece sono proprio sulle altre coste del Mediterraneo. La guerra della Siria dura da 3 anni, era prevedibile dal bombardamento, dai massacri, dall'uso delle armi chimiche che queste persone ovviamente già per anni e per mesi trattenute dentro dei campi immensi di profughi nei paesi confinanti alla Siria avrebbero cercato una strada migliore per scappare proprio alla morte perché si tratta di profughi, non bisogna dimenticare che non sono migranti economici, ma proprio persone che raccontava sui moli informali sulle quali le abbiamo potuto accogliere di aver visto i cadaveri, l'uso di armi di massa e vedere i vicini ammazzati e quindi un padre di famiglia che all'ultimo secondo decide di andare via prendendo i propri bambini sotto il braccio. Quindi comunque cecità, impreparazione di fronte all'emergenza, certo una questione europea, non bisogna dimenticarla. E però dietro, diciamo, l'importanza mediatica di Lampedusa bisogna vedere che la Sicilia è stata veramente il luogo di sbarco di tutti i profughi quest'estate. In Sicilia hanno sbarcato la maggioranza dei profughi. Ma è una cosa che poi Importante si ripete ogni anno, ed ogni anno ci troviamo sempre davanti ai soliti problemi, senza che nulla sia stato fatto di nuovo per questo, anche per i nostri dirlo. Esatto. connazionali che sono lasciati soli, per quello lo dicevo, no? Esatto, e si è visto veramente bene nei centri di cosiddetta accoglienza dove purtroppo queste persone sono state tenute senza, veramente in condizioni igieniche scarse perché sono delle strutture informali assolutamente improvvisate come palestre, mercati ittici, abbiamo avuto a Portopalo di Capovassero, a Pozzale o persino una palestra, quindi bisogna immaginare delle persone che sono accolte, diciamo non accolte, io le chiamo trattenute su dei materassi
l'uno sull'altro, un'impromiscuità totale, bambini e donne insieme, e soprattutto manca importantissimo la tutela legale. Queste persone non vengono informate dei loro diritti e della burocrazia, delle procedure da seguire per poter chiedere asilo. Quindi purtroppo sì, una questione strutturale che viene sempre gestita come un'emergenza e una questione di ordine pubblico. Non può essere più un'emergenza, chiamiamo l'Europa assolutamente. Sì, sì, chiamiamo l'Europa e anche il resto, diciamo, del mondo ad occuparsi di questa, che non deve essere più un'emergenza, assolutamente no. No. Non deve essere un problema, tra virgolette, non deve essere una questione puramente italiana, in particolar modo del Sud Italia e siciliana, è comunque un qualcosa che, di cui si devono far carico anche gli altri paesi, oltre al nostro, ma in maniera decente per tutti quanti, per noi e per chi arriva nel nostro paese in cerca di qualcosa di meglio. Ma anche, certo, appunto soprattutto per noi. Perché queste persone sono richiedenti asilo, sono profughi, hanno il diritto all'asilo e devono essere protette e accolte dall'Europa. Perfetto, allora io in ultime battute volevo chiederti del tuo blog sociale. Tu hai un blog che è impegnato su diversi fronti, ci vuoi dare innanzitutto gli estremi di questo blog per chi desidera seguirti? Certo, si chiama PRIA diversamente, sull'unità diversa come la diversa e mente, come se invita a una trasformazione non solo sociale ma da parte dall'individuo. Diciamo che l'idea è di creare una diversità di atteggiamenti dall'attitudine mentale. Io ti ringrazio di parlarne perché è un blog che non è ancora molto seguito, ma che tratta di diversi argomenti, soprattutto ovviamente l'immigrazione, perché questa è la mia passione, ma anche la bicicletta, perché credo che la bicicletta, come tanti amici nostri che la usano, possa essere anche un cambiamento importante della città, delle relazioni sociali, per ricreare delle città a dimensione umana. Ed è un po' l'idea del blog, è ricreare una società più umana. Perfetto, guarda, a proposito di questo noi ti ringraziamo, perché proprio alle due ruote, in particolare alle biciclette, dedicheremo un ampio spazio nelle prossime puntate, non solo all'interno della nostra rubrica Mens Sana in Corpore Sano, ma speriamo, abbiamo molti contatti in questo e vogliamo proprio diffondere la cultura delle due ruote. Intanto ti ringraziamo di essere stata con noi, ti auguriamo un buon lavoro e quando vuoi noi di Italian Babi non siamo sempre qui. Grazie a voi, grazie a voi. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Arrivederci, ciao. Ciao. E prima di lasciarvi in compagnia di un po' di note musicali, vorrei ricordarvi il nostro numero 333-7228-547 e la nostra mail italianbabylon@gmail.com. E oltre ovviamente al sito www.italianbabylon.net. Ricordiamo soprattutto il .net, anche Twitter, ci trovate anche su Twitter come .net e ricordiamo anche su Facebook. Parola alla musica.
Ed eccoci rientrati, vi lascio in compagnia di Fabiana con il nostro prossimo ospite. Sì, abbiamo stravolto un pochino la nostra scaletta e è con noi Stefano Ciamei, che è il vicepresidente dell'Accademia Romana d'Armi e anche istruttore federale di scherma storica. Buongiorno, buonasera Stefano, oggi mi sei fatto il giorno, saluto tutti col buongiorno. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, buonasera. Allora sì, abbiamo detto Stefano Ciamei, vicepresidente, scusa lo ripetiamo perché non siamo sicuri che il nostro microfono aveva già preso tutta la conversazione, questa sera siamo tormentati dai problemi tecnici ma siamo sempre qui, ricordiamo Stefano Ciamei, vicepresidente, dici tu. Accademia Romana d'Armi, un'associazione sportiva dilettantistica che si occupa dello studio, della tutela e dell'insegnamento della scherma storica. Perfetto, ci vuoi parlare proprio della scherma storica? Ce la vuoi presentare? Soprattutto in che cosa è differente rispetto alla scherma che noi conosciamo? Allora, parallelamente alla scherma sportiva esiste anche all'interno della Federazione Italiana Scherma la scherma storica, che è una disciplina sportivo-marziale che utilizza produzioni di armi che vanno dalla fine del 300 alla fine dell'800, una scherma che è adatta alla difesa personale con l'obiettivo di colpire senza essere colpiti rispetto all'approccio della scherma olimpionica, che è quella di mettere a segno una stoccata più dell'avversario. La disciplina, la finalità della disciplina dell'associazione è di diffondere la conoscenza. Pronto? Non ti senti? Sì, ti abbiamo perso per un attimo. Ecco, ci sei di nuovo con noi? Sono di nuovo con voi. Dicevi, la differenza è? La scherma storica, la nostra associazione, la finalità della associazione è di diffondere la pratica della disciplina attraverso l'insegnamento del contesto storico-culturale in cui si è sviluppata. E la sua veste di attività sportiva soprattutto aperta in palestra come all'aria aperta. Attualmente abbiamo la serie di staff per 32 anni, quindi i praticanti possono scegliere un approccio alla scherma più atletico tramite la preparazione, la partecipazione a gare agonistiche organizzate a livello nazionale, o un approccio più marziale incentrato sul gesto tecnico più che l'agonismo atletico. E tutti i nostri insegnamenti partono ovviamente dallo studio della trattatistica, dagli insegnamenti dei maestri d'armi che ci hanno preceduto. L'associazione lavora principalmente sulla scuola romano-napolitana, una corrente meridionale attiva dalla metà del XVII secolo all'inizio del XIX secolo. Ti abbiamo riperso, ci sei? Pronto? Sei con noi? E niente, forse abbiamo perso Stefano Ciamei, magari proviamo a ricontattarlo un attimo più tardi, io lascio un attimo... Intanto la parola al nostro avvocato Christian Blasi per articolo 24, mentre noi tentiamo di rimetterci in contatto con Stefano Ciamei. Intanto siamo qui con l'avvocato. Christian, a te la parola con il tuo argomento di oggi. Buonasera a tutti, ben ritrovati. L'argomento di oggi è l'amministratore di sostegno. Ora, bene, è una figura che è stata introdotta non proprio recentemente, già sono passati 10 anni, ma c'è ancora un po' di confusione, visto che è una figura che è molto attinente con quelle della interdizione e della inabilitazione. Io mi sono preparato qui una scaletta, però sicuramente andrò a braccio, speriamo di essere esaustivi per tutto nell'argomento. Una prima fondamentale considerazione attiene al superamento sicuramente dell'ottica che aveva ispirato la disciplina codicistica dell'interdizione. Questa normativa risultava inadeguata a regolare una crescente varietà di situazioni in cui il soggetto è in difficoltà senza versare uno stato di infermità mentale. Oppure si forzavano gli istituti appunto dell'interdizione e dell'inabilitazione con una grave menomazione della residua autonomia del soggetto, perché come sappiamo
questa nuova figura introdotta dal legislatore nel 2004 è il beneficio di conservare proprio la capacità di agire, di dove mentre nell'interdizione e nell'inabilitazione quella incapacità totale o parziale per l'inabilitazione viene a mancare. Quindi la novella si sofferma su una insufficienza di autonomia. E allora a questo punto vediamo che alcune menomazioni tipo il sordomutismo e la cecità che venivano tutelate grazie alla inabilitazione ora possono essere tutelate con l'amministrazione di sostegno. Quindi abbiamo detto che può essere concessa sia per un'impossibilità parziale ovvero anche totale. Io per gli approfondimenti vi lascerei al sito di Italia Babylon. Sicuramente metterò alcuni link per approfondire l'argomento. A noi ci interessa sapere che per quanto concerne l'impossibilità parziale può essere fa riferimento sia all'aspetto qualitativo, come ad esempio il compimento di atti di una certa difficoltà, come quello temporale, nel senso che la sua menomazione presenti un andamento periodico, come ad esempio, non so, l'epilessia. Bene, va detto, ci ho avuto delle questioni riguardo anche la senilità. Per questa va accertata caso per caso, perché ovviamente non essendo una configurabile una presunzione di incapacità a una persona anziana. Ora, per quello che ci interessa, vediamo il procedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno dell'amministratore. Non necessita l'assistenza dell'avvocato, è un procedimento di volontaria giurisdizione. E sicuramente non sarà accolto un provvedimento ora per allora. La nomina dell'amministratore di sostegno si apre con un ricorso e può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minorenne e anche se interdetto o inabilitato. Ora, per quanto concerne i responsabili dei servizi sanitari e sociali, anche loro direttamente impegnati, comunque alla cura dell'assistenza della persona, possono proporre ricorso. Quindi abbiamo detto che si proporre il ricorso. Per quanto concerne i minori, se non emancipati, può essere emesso solo nell'ultimo anno della loro minore età e diventa esecutivo dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Per quanto abbiamo detto anche l'interdetto e l'inabilitato, diviene esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdetto. Ovvero della inabilitazione. Per quanto concerne la durata, il decreto, e quindi si parla di decreto e non già di sentenza come l'interdizione e l'inabilitazione, il decreto deve contenere anzitutto la durata dell'incarico e l'oggetto dell'incarico, perché è qui la grande novità, il giudice, cioè l'amministratore, è predetto mansioni che sono riconosciute per decreto. Quindi il beneficiario, come detto, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la presenza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore e quindi anche gli atti personalissimi. Rispetto all'istituto insomma della interdizione e inabilitazione, il tutore per quanto concerne la interdizione è riconosciuta la rappresentanza esclusiva del tutelato. Al curatore, per quanto concerne la figura, l'istituto della inabilitazione, al compimento di assistere il soggetto nel compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, e l'amministrazione, per quanto ci interessa a noi, nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il potere di compiere solo gli atti indicati appunto al giudice nel decreto. Quindi, chiudendo e salutandovi, per quanto si è detto, la nomina dell'amministratore di sostegno non incide di per sé sullo stato del beneficiario, a differenza di quanto si verifica nel caso della pronuncia di interdizione o inabilitazione, che determinano
un'incapacità generale di agire del soggetto che ne è destinatario, incapacità che può essere totale per l'interdizione, parziale per l'inabilitazione. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguo con questa meravigliosa trasmissione. Buona serata a tutti. Grazie a te, grazie al nostro avvocato Christian Blasi, che è ritornato con la nostra rubrica articolo 24, e ritorniamo alla rubrica Mens Sana in Corpore Sano. Eravamo in linea con Stefano Ciamei, vicepresidente dell'Accademia Romana d'Armi. Era caduta la linea, ma adesso è di nuovo con noi. Ci sei, Stefano? Ecco, allora ricominciamo da capo. Ripresentati e ridici appunto in cosa si differenzia la scherma storica, di cui tu sei istruttore federale, e rispetto alla scherma classica. Allora, l'associazione che rappresento, io sono il vicepresidente dell'Accademia Romana d'Armi, si dedica allo studio, alla tutela e all'insegnamento della scherma storica. Parallelamente alla scherma sportiva esiste anche all'interno della Federazione Italiana la scherma storica, una disciplina sportivo-marziale che utilizza riproduzioni di armi che vanno dalla fine del 300 alla fine dell'800. Una scherma che era atta alla difesa personale, con l'obiettivo di colpire senza essere colpiti, rispetto all'approccio del mettere a segno una stoccata in più dell'avversario, che è l'obiettivo della scherma sportiva olimpionica. La scherma sportiva oggi è molto diversa dall'arte marziale da cui deriva, soprattutto per l'assenza di timore del ferirsi, grazie alle protezioni di equipaggiamenti che si indossano durante la pratica, il che ha portato ad azioni sempre più veloci a discapito della conservabilità della scherma, ovviamente. Nella nostra disciplina i praticanti lavorano con equipaggiamenti specifici progettati per le esigenze di realismo, attendibilità storica e sicurezza nella pratica, che è la cosa più importante, ed è effettuato con spade che riproducono fedelmente le armi delle varie epoche. Si tratta di spade che, pur riproducendo nel peso e nella foggia le armi originali, sono prive di filo, hanno la punta coperta da un bottone protettivo e sono costituite di metallo in grado di flettere nei colpi a contatto pieno. È naturale che la pratica è svolta con un abbigliamento idoneo a garantire al praticante un'adeguata protezione. Certo. Per la nostra associazione il tutto è nato dalla passione, dalla curiosità e dagli studi del nostro presidente, il maestro Francesco Rodà, che nel 2001 ha fondato l'associazione e ha cominciato un lungo percorso di ricerca storica sulla scherma. La ricerca storica è il nucleo centrale di tutto. La finalità dell'associazione è diffondere la conoscenza e la pratica della disciplina, anche attraverso l'insegnamento del contesto storico-culturale in cui si è sviluppata, nella sua veste di attività sportiva soprattutto aperta a tutti, praticabile sia in palestra che all'aria aperta, a differenza della scherma sportiva. Attualmente abbiamo allievi che vanno dai 6 anni ai 72 anni, quindi i praticanti possono scegliere un approccio alla scherma più atletico tramite la preparazione e la partecipazione alle gare agonistiche organizzate a livello nazionale, o un approccio più marziale incentrato sul gesto tecnico più che l'agonismo atletico, ecco. Certo. L'attività ha un particolare carattere formativo nello sviluppo dell'allievo, stimola continuamente al confronto con se stessi e alla relazione con i propri compagni di corso, sviluppa un'attitudine generale alla risoluzione razionale e mirata dei problemi, motivando l'attitudine all'autocontrollo e la consapevolezza di sé e delle risorse personali. È ovvio che tutti i nostri insegnamenti partono dallo studio della trattatistica, dagli insegnamenti dei maestri d'arme che ci hanno preceduto. Quindi diciamo in questo caso l'attività fisica si sposa benissimo con quella mentale, perché è anche un fare, diciamo, una passeggiata nella storia, nella tradizione, in questo senso, no? Assolutamente sì, riusciamo ad abbinare i due aspetti, la parte storica di ricerca principalmente riguardo alla nostra associazione per la scuola romano-napolitana, una corrente meridionale attiva tra la metà del XVII e l'inizio del XIX secolo, caratterizzato da elementi di innovazione schermistica tramite l'utilizzo della striscia, che ha gettato alcune delle basi della moderna scherma sportiva.
diciamo, la striscia è una spada e nell'immaginario collettivo può essere associata con l'arma utilizzata dai moschettieri, ecco. In più di 10 anni di attività abbiamo portato avanti ricerche su testi antichi, armi e materiali di elevato interesse storico e artistico, ed è nostro interesse diffondere questa conoscenza, oltre che agli amatori, al maggior numero di utenti possibili. Riteniamo infatti che la ci dà proprio a questo proposito qualche contatto per poter accedere, per chi desidera appunto conoscere meglio la scherma storica? Assolutamente sì, chi vuole può seguirci attraverso il nostro sito scherma.roma.it, oppure sul sito può trovare informazioni sulle giornate internazionali della scherma storica che stiamo organizzando a marzo del 2014, un evento che a cui parteciperanno i maggiori rappresentanti italiani e europei del nostro settore, con ospiti dalla Spagna, Inghilterra, Francia e Germania, in cui si terranno lezioni, workshop, tornei e la consueta conferenza incentrata sulla ricerca storica, che come nelle precedenti edizioni gli atti del convegno saranno poi daranno vita a pubblicazioni a cura del nostro presidente, il maestro Francesco Rodà. Quindi tutte le informazioni sono sul nostro sito schermo.roma.it, oppure si può chiamare anche telefonicamente il 329-6278-292. Perfetto, grazie di essere stato con noi Stefano Ciamei, e a presto magari per un altro incontro, per dirci come va poi questo incontro del 2014. Ancora grazie per essere stato con noi. Grazie. Parola alla musica. Eccoci tornati qui in linea con voi. Prima di introdurre la nostra prossima ospite, vi ricordiamo il blog del nostro avvocato Cristian Blasi, caffegiuridico.blogspot.it. Più tardi ve lo ricorderemo ancora. E io adesso sono in linea con Chanel Agora, che ci parlerà del Kino Lab. È in corso infatti presso il nuovo cinema Chuck 2000 in via Torri Quinto a Roma la prima edizione italiana del Kino Cabaret, che è un movimento di cinema partecipativo con una produzione italo-belga. Buonasera Chanel, sei con noi? Sì, sono con voi, buonasera a tutti. Allora, ci parli di questa prima edizione italiana, perché ci sono state già edizioni all'estero di questo cinema partecipativo, giusto? Sì, giustissimo.
anni, quindi più di un'edizione, cioè ci saranno centinaia di edizioni in 15 anni. Adesso per la prima volta, per fortuna, ho portato questo movimento in Italia e spero che crescerà mano a mano con anche la mia squadra che ho scelto. E sì, come si svolge adesso il momento, sono tutti in pieno lavoro perché alcune hanno ritirato, alcune devono finire delle scene, sono in pieno montaggio, quindi è proprio un laboratorio intensivo. Siete in pieni lavori, io ti ringrazio per essere con noi perché so che stai poco bene di salute, ma nonostante ciò sei con noi questa sera e quindi ti ringraziamo veramente dello sforzo grazie che stai facendo. Grazie, è veramente intenso, quindi si dorme poco e c'è molta organizzazione da fare, a gestire, ma tutto sta andando bene e domani saremo per la finale a Caffè Letterale di Austiense 95, vi aspetto tutti a chi abita Roma. Certo, senti, in due parole ci vuoi dire di in cosa consiste il cinema partecipativo? Beh, il cinema partecipativo in due parole sarebbe uno scambio di contatti tra, cioè più che cinema di contatto è anche un fenomeno che va oltre il cinema, cioè tocca più di tutti, c'è la collaborazione, c'è è un po' il fare da tutti, un po' c'è gente che viene dall'estero, quindi si mischiano tutte queste nazionalità, tutte queste esperienze vissute umanamente ma anche professionalmente, quindi c'è un po' tutto questo misto e si crea dei prodotti, cioè dei film, dei mini corti da un minuto a sei, perché più di sei minuti è impossibile, perché dopo durerebbe una proiezione, durerebbe certo tutto, sì, andrebbe a snaturarsi proprio il progetto oltre quel tempo. Sì, si scopre molto sulla sua propria creatività, sul il fatto di scoprire, c'è cioè un regista si può scoprire attore, c'è anche gli scopri di ruoli qua, c'è un montatore che fa l'attore, il regista può diventare giocatore, cioè tutti si scambiano i ruoli, è proprio così, si posso dire, un cinema partecipativo di quello che possiamo portare, di quello che si può dare per aiutare che tutti i progetti sarò finito in tempo molto breve, cioè da 48 ore a 72 ore massimo. E in questa edizione abbiamo scelto di fare due sessioni di 48 ore, cioè questa sessione finirebbe domani alle 6 e poi alle 8 e mezza si troverebbe tutto quello che è stato girato da ieri. Perfetto, ricordiamo ancora dove possiamo trovarvi, poi ti salutiamo perché non vogliamo approfittare della tua salute che già sei stata con noi. Allora, domani sarà le 20:30 al Caffè Letterario in via Ostienza. A Roma, via Ostienza, Roma, Caffè Letterario, perfetto. Sì, ti ringrazio. Grazie a te e buona guarigione. Grazie. Ciao. Allora, salutiamo anche Chanel Agura e cambiamo decisamente argomento. Si è svolto il congresso SOI alla sua 93esima edizione, ospitato nella città di Roma, l'altra edizione ospitata a Milano. E in questa occasione, il congresso della SOI è la Società Oftalmologica Italiana, abbiamo incontrato in particolare due professionisti, il dottor Carlo Orione, segretario dell'AELARPO, l'Associazione Italiana di Laser e Radiofrequenze in Chirurgia Plastica Oftalmica, e il dottor Mario Pelle Ceragolo, chirurgo plastico specializzato in blefaroplastiche. Allora, sentiamo innanzitutto quello che ci ha detto, che ci ha raccontato il dottor Carlo Orione, che lo ricordiamo è segretario nazionale dell'AELARPO. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, io sono con il dottor Orione Carlo, presidente dell'AELARPO. Ci vuole parlare di questa associazione? Sì, l'associazione AELARPO è l'associazione italiana laser radiofrequenza in chirurgia plastica oftalmica, si occupa soprattutto della chirurgia
plastica a livello estetico con l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie, quindi con i laser e la radiofrequenza, ed è stata creata proprio per mettere al corrente man mano che escono tutti questi nuovi strumenti a disposizione del chirurgo oftalmoplastico. Il chirurgo oftalmoplastico è un oculista che si occupa anche del contorno dell'occhio, quindi anche di estetica, di blefaroplastica e di ricostruzione per problemi anche funzionali delle palpebre. Sì, ecco, quali sono le ultime tecniche messe a punto che sono state poi anche esposte? Perché noi siamo al congresso internazionale SOI della Società Oftalmologica Italiana, il 93° appuntamento. Sì. E cosa è emerso da questo? Direi che quello che è emerso è che la tendenza ormai da qualche anno non è più quella di togliere, ma è quella di riposizionare. Cioè, se noi abbiamo visto, se togliamo troppo tessuto in una blefaroplastica, troppa cute, troppo muso, troppo grasso, creiamo un viso più vecchio, quindi uno sguardo incavato. Invece noi dobbiamo ringiovanire. Se noi vediamo delle persone giovani, queste persone hanno un occhio pieno, quindi invece che togliere riposizioniamo a volte i volumi, quindi i volumi a volte si possono spostare o cadere con l'invecchiamento, noi andiamo a ripristinarli, sia spostando il grasso che c'è nella borsa prominente che andando anche a prelevare del grasso da altre zone, tipo l'addome, e rimetterlo nelle zone dove manca, per creare proprio questo sguardo più pieno. Voi non agite solamente a livello estetico, ma anche in casi, ad esempio abbiamo visto i casi di paresi facciale. Sì, certo, l'oftalmoplastica ha una parte estetica e una parte funzionale. Ci sono i casi di paresi del nervo facciale in cui noi abbiamo il cosiddetto lago oftalmo, cioè l'occhio rimane aperto anche di notte soprattutto, e quindi questa apertura dà dei danni molto gravi alla cornea, a volte può portare addirittura a un trapianto, perché la cornea è un tessuto trasparente che deve essere continuamente protetto e bagnato. Quindi con interventi che abbiamo fatto vedere, per esempio posizionando un peso d'oro nella palpebra, facciamo sì che la palpebra possa chiudersi quando non si chiude. Poi ci sono tutte le varie patologie, dall'aptosi, quindi l'occhio più basso, o la palpebra più bassa, oppure dall'ectropio, in cui la palpebra inferiore per lassità si stacca dal bulbo, noi dobbiamo rimetterla a posto, fino ad arrivare addirittura ai tumori che ci sono nelle palpebre, nei basaliomi, sia benigni che maligni, che ci necessitano poi di una propria vera ricostruzione delle palpebre. Ecco, se voleste dare un riferimento in tutto il territorio italiano, quindi parliamo nord, centro e sud e isole ovviamente, ai nostri ascoltatori per potersi rivolgere qualora appunto c'è un difetto sia diciamo estetico ma anche e soprattutto medico, possono fare riferimento alla vostra associazione? Assolutamente sì, possono scrivermi, io come segretario ho il mio indirizzo mail che è carlo.orione@orionei.com. In questo modo posso rispondere alle loro domande, oppure andando anche sul sito che è www.orionai.com. Possono fare tutte le loro domande a cui daremo risposte e potrò indirizzare sugli oculisti, perché non tutti gli oculisti si occupano di questo tipo di chirurgia, quindi sugli oculisti che si sono specializzati in oftalmoplastica. La ringraziamo molto per essere stato con Italian Babylon e Infocultura. Grazie. Grazie a voi. Allora, abbiamo sentito il dottor Carlo Orione e adesso sentiamo il dottor Mario Pelle Ceravolo. Allora, buonasera di nuovo a tutti i nostri ascoltatori, io sono con il dottor Mario Pelle Ceravolo, che è un chirurgo plastico, lo stiamo incontrando qui nell'ambito del 93° congresso SOI, di Società Oftalmologica Italiana, un congresso internazionale che raduna ovviamente i maggiori professionisti del settore italiano, italiani e anche esteri. E lei ha fatto un intervento riguardo alla chirurgia estetica, collaborazione anche con l'ambito medico legato a patologie. Ci può fare un breve sunto di questo suo intervento per quello che riguarda diciamo l'avanguardia della medicina estetica oftalmologica? Dunque, noi abbiamo parlato di tutti quei trattamenti degli anestetismi delle palpebre che sono praticamente un problema interdisciplinare fra l'oculistica e la chirurgia plastica. Ci sono tantissime innovazioni sulla chirurgia delle palpebre e
nuove possibilità di ottenere risultati sia in casi difficili sia in casi di routine con l'applicazione di tecniche, diciamo così, di avanguardia che si basano fondamentalmente sull'utilizzo del grasso. Come noi sappiamo, oramai si parla di cellule staminali, di estratti piastrinici, tutte novità che specialmente nel campo della blefaroplastica ci permettono di ottenere degli ottimi risultati con una chirurgia molto più conservativa, meno aggressiva e senza lasciare quei risultati di artificiosità, ma addirittura migliorando l'estetica o ringiovanendo le palpebre di un paziente o di una paziente solo attraverso il riempimento con del grasso prelevato dall'addome, per esempio, dove spesso ce n'è in eccesso. Quindi meno, diciamo, artificio e più utilizzo del materiale umano, chiamiamolo così, ecco, esatto. Un po' profeticamente. Meno materiali estranei e meno protesi e molto più tessuto umano della stessa persona, naturalmente, a rimpiazzare. Non c'è nemmeno poi problema di rigetto? No, non esiste più il tessuto grasso della stessa persona che viene riutilizzato, anche perché specialmente tutto ciò che è la chirurgia dell'invecchiamento, noi perdiamo grasso. Nel tempo il nostro corpo, specialmente nelle aree del volto, subisce una cosiddetta deflazione, cioè uno sgonfiamento del tessuto adiposo, quindi non facciamo altro che prenderlo da dove invece ce n'è in eccesso e rimpiazzarlo in modo da ricostruire quello che si è perso durante il tempo. Quindi andiamo anche ad evitare tutto quell'effetto eccessivamente artificioso che era caratteristico, diciamo, dei primi interventi. Sì, o anche degli interventi malfatti, perché sì. Voi vedete, noi vediamo spesso in televisione o sui giornali dei volti particolarmente artificiosi che non sono la testimonianza. Anche standardizzati, no? Sembrano anche, un po', bravo, tutti uguali. Plastificati. Bravo, ma quelli non sono la conseguenza della chirurgia estetica, quelli sono la conseguenza della chirurgia estetica male eseguita. Della cattiva chirurgia estetica. Infatti ogni tanto invece si vede qualche volto che sta molto bene, tutti dicono come sta bene quella persona, molto spesso in quella persona è stato eseguito un intervento ben fatto, quindi non si vedono le artificiosità, ma si vede soltanto un miglioramento. Esatto, non si vede che è stato fatto l'intervento. Lei dove opera? Io opero a Roma e a Modena e diciamo che mi occupo moltissimo di chirurgia estetica, di chirurgia del ringiovanimento e continuo a pensare che, al contrario di quello che spesso viene detto in televisione, degli organi di stampa, scandalistico e allarmistico, la chirurgia estetica possa dare degli ottimi risultati assolutamente naturali. Lei lavora in studio privato? Io lavoro privatamente, ho degli incarichi di insegnamento nei master universitari. E quali università? A Padova e a Roma. Quindi all'Università di Padova e di Roma. Sì. E per avere un suo contatto per i nostri ascoltatori? Basta guardare Mario Pelle Ceravolo su internet. E lì ci sono tutti i riferimenti, sì, anche certo. Immagino su Facebook, certo, social network, certo, la possono, certo, trovare. Assolutamente sì. La ringraziamo per la disponibilità e anche di essere stato con Italian Babylon. Grazie a voi. Grazie, grazie a lei. Salutiamo il congresso SOI e i nostri due professionisti, li ringraziamo per la loro disponibilità, il dottor Carlo Orione, segretario dell'ARPO, lo ricordiamo, e il dottor Mario Pelle Ceravolo, chirurgo plastico specializzato in blefaroplastiche. Cambiamo ancora argomento e adesso abbiamo Alessandra De Martinis che ci presenta il nostro prossimo ospite. Alessandra, a te la parola. Non prima però di avervi ricordato ancora una volta il nostro numero di telefono 333-722-8547. Alessandra, a te. Eccoci in compagnia con il prossimo ospite, il dottor Giancarlo De Collo, che è qui con noi per parlarci di efficienza energetica. E Giancarlo, ci sei? Sei in linea? Buonasera a tutti i nostri amici in ascolto. Giancarlo, ascolta, vorrei, dato che tu sei un consulente nel settore appunto dell'efficienza energetica, farti subito spiegare qual è la differenza tra efficienza energetica e risparmio energetico, perché è un argomento che, come sappiamo, insomma, provoca parecchi dubbi. Ma diciamo questo: il risparmio energetico è un qualcosa che noi tutti possiamo fare senza utilizzare strumenti così importanti o comunque utilizzando, diciamo, strumenti a basso costo. Faccio un esempio: uno può fare il risparmio energetico utilizzando delle lampade fluorescenti invece che incandescenza, risparmiare, esatto, quindi, diciamo, notevolmente sul consumo,
valvole nel settore degli scaldamenti, usare una valvola termostatica per bloccare, diciamo, le emissioni di calore in eccesso lì dove non serve. Quindi piccoli accorgimenti, come ad esempio staccare la presa del televisore quando magari non lo utilizza. E questo, diciamo, sono... Certo, sono accorgimenti che possono adottare, che possiamo adottare, insomma, tutti nel quotidiano. Adottare tutti, esatto. Comunque, diciamo, consentono effettivamente di risparmiare sul costo, però, diciamo, senza, diciamo, dover fare grossi investimenti. Esatto. Invece per quanto riguarda l'efficienza energetica, lì bisogna fare un discorso molto più complesso, perché l'efficienza energetica si può ottenere adottando degli strumenti che consentono di mettere in efficienza i sistemi. Esatto, sì. Che a gas. Si può parlare un po', insomma, è vero che il settore è molto vario, poi sicuramente ti avremo nuovamente ospite. Però, insomma, giusto per introdurre, ci puoi parlare di questi strumenti? Quali sono gli strumenti per migliorare l'efficienza energetica? Allora, diciamo intanto questo. Diciamo che noi fino ad oggi comunemente abbiamo, diciamo, intravisto nei sistemi fotovoltaici, nel solare termico, nelle pompe di calore elettriche, diciamo, nel risparmio energetico, alcuni sistemi per, diciamo, aumentare l'efficienza energetica. Personalmente non sono proprio d'accordo. Invece ci sono sul mercato e sono molto meno conosciuti dei nuovi sistemi, diciamo, parliamo oggi della parte elettrica, per non, diciamo, mettere troppo a carne al fuoco. Esatto. Ma magari della parte gas potremmo parlare in un'altra puntata, sicuramente. Esistono degli apparecchi, diciamo, noi intanto fa una premessa, noi come azienda siamo legati a delle multinazionali e quindi che cosa facciamo? Interveniamo su tutti quegli edifici facendo, diciamo, degli studi di fattibilità, fotografando quelli che sono i consumi energetici e dando poi delle soluzioni per poter abbattere, appunto, diciamo, e mettere in efficienza i sistemi stessi. Sì. Tra le varie apparecchiature che, diciamo, utilizziamo ci sono questi nuovi trasformatori elettromagnetici. Parliamo dell'IPower? Parliamo dell'IPower, che è un prodotto di un'azienda, diciamo, italiana, però con capitale svizzera e italiano, che ormai si è, diciamo, un po' così, ha pensato circa 300 impianti un po' in tutto il mondo, e quindi abbiamo, diciamo, consolidato un po' quelli che sono i dati, e quindi siamo, diciamo, sicuri che questi apparecchi fanno efficienza energetica. Sì. Che cos'è questo prodotto? È un trasformatore elettromagnetico a gestione elettronica con ricircolo di energia in eccesso e controllo dell'armonica. Semplifichiamo, che cosa fa questo apparecchio? Diminuisce, diciamo, il consumo di corrente agendo sui picchi, regola la tensione, migliora, diciamo, le dispersioni delle correnti reattive, sì, migliora la trasmissione elettrica e inoltre tramite un filtro dinamico attenua le armoniche non funzionali. Ora, detto così, diciamo quali sono gli effetti, esatto, forse è più facile, diciamo, e comprensibile a tutti. Riduce il costo della bolletta. Ecco, pare... questa è una cosa fondamentale che, insomma, interessa sicuramente tutti trasversalmente. Riduce il costo della bolletta. Poi... riduce la manutenzione di tutti gli apparecchi che sono, diciamo, sotto questo impianto. Sì. Perché abbattendo i disturbi di rete, diciamo, allunga la vita di tutte le apparecchiature, sia elettriche che elettroniche. Riduce tutte le dispersioni termiche di natura elettrica, quindi comunque, diciamo, non va a generare campi magnetici, diciamo, che potrebbero disturbare apparecchiature elettroniche abbastanza sofisticate. Sì. Riduce la potenza reattiva. Che cos'è la potenza reattiva? È quella potenza che noi paghiamo ma non utilizziamo, perché noi, diciamo, utilizziamo solamente la potenza attiva. La potenza reattiva che viene generata dalla potenza attiva, noi la paghiamo ma non la utilizziamo. Quindi risulta potenza negativa, detta reattiva, che noi paghiamo ma non utilizziamo. Poi sì, riduce tutti gli spunti di corrente, quindi in pratica aumenta la capacità, diciamo, generale, perché, diciamo, riducendo gli spunti di corrente, diciamo, può, la nostra potenza disponibile viene utilizzata nel miglior modo possibile. E riduce, e più, diciamo, cosa non da sottovalutare, partecipa in maniera concreta
alla riduzione dell'emissione di gas serra in atmosfera, quindi all'emissione del CO2. Beh, questo alla luce della crisi energetica che stiamo vivendo e anche delle problematiche dell'inquinamento mi sembra una cosa non da poco. Infatti molte aziende, noi facciamo parecchi studi di fattibilità, alcune aziende pur diciamo non avendo diciamo un recupero dell'investimento nei tempi che noi consigliamo, che sono dai 2 anni e mezzo o 4 anni, ma proprio per una politica diciamo di comunicazione, pur abbattendo i costi di questi apparecchi in anni, in più anni, però diciamo si fregiano del fatto di abbattere meno altri, eccetera, e quindi comunque dal punto di vista della comunicazione si trasforma in un vantaggio, diciamo, sì, per i potenziali clienti. Perfetto, guarda Giancarlo, diciamo, è un argomento effettivamente di grosso interesse, sicuramente ti inviteremo nuovamente a parlarne. Ti volevo fare merita di essere approfondito, esatto, ti certamente volevo fare solo un'ultima domanda che sicuramente è di interesse. Quanto incide sul costo e in quanto è ammortizzabile un impianto del genere? Ma guarda, ripeto, generalmente noi, diciamo, nello studio di fattibilità, teniamo intanto conto che noi molto spesso, diciamo, integriamo questi sistemi, cioè non è che noi andiamo e facciamo, utilizziamo un sistema, integriamo i vari sistemi dove, diciamo, è possibile farlo. Comunque, mediamente, diciamo, il desiderato dei nostri clienti è intorno ai 3 anni, cioè loro la pagano. Quindi, insomma, non è ammortizzabile in un periodo di tempo accettabilissimo, 3 anni. Sì, non solo, ma tenete conto di un altro aspetto, che utilizzando anche i sistemi di finanziamento abbastanza semplici, si può benissimo acquistare il prodotto facendoselo finanziare, diciamo, dalla banca e pagando la rata con il risparmio che tu vai ad ottenere applicando il sistema. Quindi alla fine ti ritrovi il sistema non avendo gratis, esatto, gratis. È interessante, interessante. E ringraziamo De Coll per questo suo interessantissimo intervento, lo invitiamo sicuramente a tornare prossimamente ad Italian Babylon, insomma magari Giancarlo approfondiremo questo argomento dell'e-power e tanti altri, perché il settore dell'efficienza energetica, come sappiamo, è vastissimo. Grazie di essere stato con noi. Grazie, ti auguriamo buona serata. Alla prossima. Ringraziamo Giancarlo De Coll, che lo ricordo è un consulente nel settore dell'efficienza energetica. Adesso vi lascio in compagnia di note musicali e ci ritroviamo fra pochi secondi.
Eccoci di nuovo, vi presento subito il prossimo ospite, che è un blogger e scrittore napoletano. E il suo nome è Roberto Todisco, e qui stasera con noi per presentarci la sua ultima opera, un libro intitolato Pareva un destino, il cui protagonista ha un nome molto particolare, Rutilio Namaziano. Roberto, ciao, sei ciao. Qui in diretta, buonasera. Ciao, buonasera. Roberto, insomma, inizierei subito con una curiosità. Come mai hai scelto un nome così particolare per il tuo protagonista? Rutilio Namaziano, giusto? Sì, Namaziano, Rutilio Namaziano. E al di là del gioco di fare un nome molto particolare, ha un senso preciso, perché porta il nome di un poeta latino, della tarda latinità, diciamo, per capirci, le invasioni barbariche, che vive il crollo del famoso crollo dell'impero romano, e poi racconta la sua storia in un libro che si chiama De Regio Suo, in cui racconta un viaggio simile a quello che fa il protagonista del mio libro. E quindi ho voluto giocare, dare lo stesso nome al protagonista del mio libro, di questo poeta latino, per paragonare due periodi storici, per paragonare due personaggi, per paragonare un crollo ad un altro, quello del 2008 in cui ha ambientato il libro, al crollo dell'impero romano. Esatto, come mai hai scelto di inserire questo racconto proprio in un momento storico particolare per l'Italia? Rutilio in effetti effettua questo viaggio proprio per andare a votare per le elezioni politiche, appunto, del 2008, quindi pochi mesi prima che insomma cominciasse, se possiamo dirlo, la crisi sia culturale che politica del nostro paese. Esatto, la scelta è caduta sul 2008 proprio per questo, perché io, come ti dicevo, paragonare i due crolli, quello del 2008 è sicuramente un crollo meno drammatico, meno fragoroso di quello dell'impero romano, però è un passaggio significativo. A parte le elezioni, che in Italia segnano un crollo particolare, perché segnano la fine di un certo movimentismo, soprattutto a sinistra, no? Esatto. E segna la disillusione per tante persone, perché quella famosa notte del pareggio, non so se vi ricordate, sì. A pomeriggio era andato, aveva vinto Prodi, poi alla sera c'era il pareggio, lo stallo politico in Italia che stiamo ancora vivendo tuttora, no? E però, come dicevi tu prima, pochi mesi dopo scoppia la famosa bolla immobiliare, il famoso fallimento di Lehman Brothers, che dà la banca americana della crisi. A questa crisi che stiamo ancora vivendo, quindi è un passaggio cruciale. Sì. E per questo, mettendoci il mio personaggio con quel nome così altisonante e così pieno di significato, sì, in quell'epoca, in quel 2008, io ho fatto qui una metafora voluta, certo. Quindi diciamo che sembra un libro comunque che ha sicuramente forti riflessioni politiche. Sì, diciamo è nato quel libro anche, perché sennò sembra un trattato, no? No. Una forte componente di romanzo, di racconto, c'è tutta la vita di questa persona, la vita di suo padre, quindi c'è la storia di un racconto di un amore, perché non può mai mancare, secondo me, in un romanzo. Però sì, il mio punto di partenza è stato politico, cioè quello di voler raccontare il tentativo di una persona di ricongiungersi non solo con la propria identità, che è quello che poi succede anche a Rutilio, ma contemporaneamente con l'identità del proprio paese. Ecco, quindi politica, si intende come politica questa voglia, cioè la voglia di fare pace con l'identità e di ricostruire un'identità del proprio paese. Sì, guarda, io ho letto il libro, insomma, e senza, ecco, ora può sembrare che faccia pubblicità, però veramente è un libro molto bello, ci sono riflessioni molto profonde sul nostro momento storico. Poi, come dici tu, è una storia d'amore, c'è la componente del viaggio inteso come metafora di una ricerca interiore, e, insomma, è un libro ricco e secondo me vale veramente la pena di leggerlo. Grazie. Ascolta, io in ultima battuta vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, qualora fossero interessati, che possono acquistare Pareva un destino online presso il sito della casa editrice Nuvole di Ardesia, giusto? Sì, è così, anche se sono, devo nominare, anche se non si arrabbia l'editore, quindi... certo. Grazie, ho risparmiato un rimprovero.
Ascolta Roberto, innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato grazie l'invito a voi. di Italian Babylon. Prima di lasciarti, volevo dire ai nostri ascoltatori che tu sei fra i fondatori di di una rivista, di un blog, possiamo chiamarlo così, Le Storie di Altro? Sì, è diciamo, sì, un blog, un web magazine. Esatto, un web magazine. In cui raccogliamo dei contributi che vengono da persone diverse, quindi non ci scrivo solo io, ma l'obiettivo diciamo era, come dice anche il nome, quello di raccontare delle storie che rappresentano delle maniere diverse di vivere la vita, più lente, più sobrie, più in pace con il pianeta, o comunque che siamo dalla parte dell'altro, come abbiamo messo nel titolo, degli altri, quindi di chi esatto. Di solito di cui storie di solito non vengono raccontate, noi ci proviamo, siano essi uomini, animali, minoranze in generale. Sì. Guarda, insomma, ti ho fatto parlare di questo perché sicuramente poi ti inviteremo voi di Le Storie di Altro nelle prossime puntate a trattare di qualche argomentazione. Va bene, così diamo voce anche a questo blog che io seguo con molto interesse. Ti ringrazio, sarà per noi un vero piacere. Allora ti auguriamo buona serata e grazie di nuovo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao. Ecco, noi rimaniamo in tema di libri perché abbiamo qui Fabio Chiarini, è un fotogiornalista e anche lui uno scrittore, e ha presentato da poco il suo primo libro, si chiama Angeli Diversi. Fabio, buonasera, sei in linea con noi? Sì, eccomi qua. Allora Fabio, grazie a te per essere qui con noi, e vorrei invitarti a parlare di questo libro, innanzitutto partendo proprio dal titolo, Angeli Diversi. Cosa vuol dire? Sì, diciamo che per Angeli Diversi, come dico anche nell'introduzione del mio libro, ci sono due tipologie di angeli, quindi comunque due angeli che comunque non sono accettati dalla società, quindi una diversità nel campo comunque tradizionale della nostra del nostro paese, quindi comunque una diversità che può essere sia di orientamento sia sessuale, ma non solo. Un qualsiasi diverso, ecco, qualcuno che esce fuori dalla massa, che sia per orientamento sessuale, che sia per orientamento di pensiero, comunque è un ode alla diversità. E ho parlato di ode perché questo tuo libro ha una forma particolare, ha una forma di poesia ed è scritto sia in italiano che in inglese con testo a fronte. Come mai questa scelta, Fabio? Allora, il fatto di tradurlo, perché poi sono sia ho scritto che tradotto i testi, è perché io comunque nasco anche come traduttore, quindi ho voluto diciamo anche poter attingere a questa cosa. E la possibilità appunto di poterlo anche esternare non soltanto non soltanto in Italia, anche comunque all'estero. Ecco la motivo della traduzione, quindi di poterlo in inglese, che comunque è una lingua comunque universale ora, comunque mi dà la possibilità anche di poterlo presentare non soltanto in Italia. Quindi tu sei stato molto all'estero perché tu sei un fotogiornalista che ha vissuto in diversi paesi del mondo. E volevo sapere in che cosa ti ha arricchito questa tua esperienza all'estero e come si diceva poi in conferenza per la presentazione del tuo libro, come diceva una collega, Rocchina Ceglia, volevo sapere quanto ha influenzato questo tuo stare all'estero e la tua esternazione di emozioni attraverso la poesia. Mi ha influenzato moltissimo, appunto come ho detto a Rocchina Ceglia, la maggior parte delle mie poesie sono state scritte all'estero, e anche la parola diversamente io l'ho tradotta poi come stranger, che appunto stranger era la traduzione di straniero,
certo, ma anche cioè, proprio... Non è una traduzione letteraria, ma dà molto il senso di quello che tu volevi dire, è questo che stai... Esattamente, e infatti molte persone mi hanno anche criticato su questa mia traduzione, perché io avessi tradotto strangely e non comunque differently, che ovviamente è una traduzione esatta, però cioè, nel senso io ho voluto proprio mettere questa parola strangely, perché è un, proprio dall'idea esatta della diversità, che è intesa non soltanto come diversità di orientamento sessuale, ma soprattutto come cultura, come dicevo prima, viene comunque arrocchita la scena, anche la possibilità, l'opportunità di andare all'estero mi ha dato anche una visione totalmente diversa e anche con ancora una volta, ecco, ritorniamo, come abbiamo già toccato questa tematica nella nostra trasmissione, l'esperienza all'estero che ci porta a far crescere quello che è il nostro bagaglio culturale e a vedere anche con occhi diversi il nostro paese. In tutti i sensi, ci porta anche a crescere. Noi ti ringraziamo, Fabio, per essere stato con noi, per averci presentato il tuo libro, lo ricordiamo, Diversamente Angeli, dove appunto... E la ricerca del nostro angelo vuol dire trovare l'altra ala che permette a tutte e due insieme di volare, giusto? Ringrazio. Grazie a te. Ciao Fabio. Buona strada. Grazie, ciao ciao. Allora, stiamo andando in chiusura per la nostra trasmissione e salutiamo e ringraziamo anche Fabio Chiarini che è stato con noi. Adesso diamo il benvenuto per la rubrica Animalando a Sara Carlini, che questa sera ci parlerà di freddo ed animali. Buonasera Sara. Ciao, buonasera. Ben ritrovata Sara. Allora, questa sera di cosa parliamo? Dici un po', freddo ed animali? Volevo dare dei piccoli consigli su come affrontare l'inverno per quanto riguarda i nostri animaletti, quindi come aiutarli ad affrontare il freddo in inverno. Perfetto, dici tutto allora, come si fa con questo freddo che arriva? Allora, considera che gli animali hanno una temperatura corporea molto più elevata della nostra, all'incirca sono 38 gradi, 38 gradi e mezzo, e sicuramente c'è un po' di differenza tra un cane tenuto in casa e un cane tenuto per esempio in giardino. Quindi stai parlando allora... specificatamente di cani, giusto? Cani, animali in generale, quindi consigli anche per quanto riguarda, non so... Animali domestici, anche... gatti, eccetera? Certo, certo, sì, certo. Loro, allora, in casa stanno benissimo, sia i cani che i gatti. Per quanto riguarda invece magari gli animali che portiamo in giardino, dobbiamo avere delle precauzioni, dobbiamo stare un pochettino più attenti. Nello specifico, nel caso del cane, per esempio, è opportuno avere una cuccia che sia rialzata dal pavimento, quindi non deve stare a terra. Okay. Deve essere un pochettino più facilmente rialzata. Comprensibile perché comunque, perché magari a terra è chiaramente più in contatto più, certo, l'entrata della cuccia non deve essere rivolta verso le correnti di aria, così i cani stanno un pochettino più coperti, ma la cosa più importante è l'interno della cuccia, quindi quando fa tanto freddo possiamo metterci qualsiasi cosa per riscaldarlo, quindi dalla coperta di lana ai bagnini di lana che dobbiamo buttare alla paglia. L'importante è che tutte le volte che si bagnano, perché magari c'è la neve o piove, vanno sempre cambiati, lavati, cambiati e asciugati in continuazione. Quindi mai lasciare uno di questi capi o di queste coperte bagnate nella cuccia. Un'altra cosa più importante, soprattutto in alcune zone d'Italia dove sta nevicando, è stare molto attenti alle unghiette del cane, per esempio, perché più sono lunghe più tendono ad aprire i polpastrelli, e più aprono i polpastrelli più la neve entra all'interno e quindi al cane dà molto fastidio. E cosa importantissima, non asciugare il pelo del cane con il fono. Ah, perché c'è qualcuno che con il phon fa questo? Perché la loro temperatura è elevata, quindi il cane è soggetto a dei cambi di temperatura dal giardino a casa, no? E il phon ha molta aria calda, comunque aria che al cane dà fastidio, quindi si alza ancora di più la temperatura. Quindi invece di aiutarli, sì, facciamo un luogo comune, praticamente. Sì, parecchie persone, me compresa in passato, hanno fatto questo errore. Basta tamponarli con dei teli, con degli asciugamani, e loro stanno benissimo, perché ti ripeto, la temperatura corporea è molto alta. Questo sia per il cane che per
rigato. Guarda, c'è qui il nostro avvocato Cristian Blasi, che appunto anche lui ha un cane e voleva chiederti una cosa mentre ti ascoltava. Sì. No, no, ti ascolto con molto interesse. Grazie. Grazie, perché io rientro in quella categoria di persone che asciuga il proprio cane con il phon. Io no, mi... no, è un errore comune, però anche io l'ho commesso tante volte. Però quindi, purtroppo esatto. sì, ma forse è un po' dovuto anche dalla taglia molto mini della mia maltese. Guarda, invece è questo forse un altro consiglio che possiamo dare, per grazie. Esempio per i cuccioli, i cani anziani o i cani quelli privi di pelo, e quando fa freddo e li portiamo a passeggio cerchiamo di mettergli dei cappottini, perché loro sono molto più esposti al freddo e quindi lo soffrono molto di più. Ah, ecco, sì, no, quello sì, anche un po' per vanità già lo facevo. Sì, questa cosa col phon mi ha un po' lasciato basito, perché non saprei come asciugarla altrimenti. Con l'asciugamano? Però stare lì due ore. L'importante è togliergli l'acqua. Allora, perdonami, per quale motivo alla toilette usano il phon? Alla toilette non usano il fono, usano un getto di aria, però quando tu porti il cane alla toilette, a parte il cane va lavato pochissimo, sì, quindi no, questo è un consiglio che noi diamo per affrontare l'inverno, cioè lì dove portiamo un cane a fare una passeggiata in mezzo alla neve o in mezzo all'acqua, quindi sono soggetti a cambiamenti di temperatura. Quando noi portiamo il cane a lavarlo, a parte che si lava 2-3 volte l'anno, perché comunque ha un, chiamiamolo così, un olio, ok, che fuoriesce dalla cute e dal pelo e lo protegge per il freddo. Se noi lo laviamo molto spesso, questa protezione, questa capsula svanisce e quindi sono soggetti anche a squamazioni. Guarda, grazie Sara, sei stata veramente molto utile, il tuo intervento oggi è stato molto prezioso. hai salvato un cane, ecco, sappilo. Ha salvato la nostra mascotte, quindi grazie. Poi un'altra cosa che volevo dirti, molto importante, è di variare moltissimo l'alimentazione con il freddo, perché con il freddo i cani bruciano molto di più, quindi se il cane va a fare molte passeggiate, è un cane attivo, bisogna aumentare un pochettino la razione giornaliera, se il cane è sedentario bisogna diminuirla, ma comunque variare moltissimo il cibo secco, quindi croccantini con l'umido, dargli molto l'acqua non freddissima, e nel caso in cui teniamo il cane all'aperto, soprattutto in posti in città dove nevica, cerchiamo di mettergli l'acqua in contenitori di plastica piuttosto che di acciaio, perché l'acciaio aiuta l'acqua a ghiacciarsi prima. È certo, ovviamente. Quindi cambiarla molto spesso. Va bene. Sara, che dirti? Ti ringraziamo di essere stata con noi anche questa sera e con te chiudiamo questa trasmissione, che è stata un po' tormentata, ma alla fine siamo andati avanti. Abbiamo chiuso un pochino in ritardo perché... siamo oltre le 23, però ci ascolterete anche in podcast, quindi con comodo nell'orario che più vi aggrada. Intanto grazie ancora e salutiamo con te tutti i nostri ascoltatori da parte di Fabiana Carucci. Ciao Sara, grazie. Ciao. E Fabiana, che dire, ce l'abbiamo fatta anche oggi nonostante i numerosi problemi tecnici. Chi la dura la vince. Sì, alla faccia di chi ci vuole male, esattamente. Volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori, qualora fosse interessati, non so, ad approfondire gli argomenti trattati o avere qualche delucidazione, seguite innanzitutto il nostro sito web, che è www.italianbabylon.net, e ovviamente potete anche scriverci una mail su italianbabylon@gmail.com. L'avvocato Blasi ci ricorda il caffegiuridico.blogspot.it, potete chiedere consigli di ogni tipo, legale, o anche indicarci argomenti che vi interesserebbe trattare. Esattamente, lo potete fare alla nostra mail italianbabylon@gmail.com, lo ricordo anch'io, oppure telefonando al 333-722-8547 o sul nostro sito www.italianbabylon.net, pagina Twitter omonima, italianbabylon.net, e Facebook. Vi salutiamo augurandovi una buonissima notte. Da Fabiana Carucci, da Alessandra De Martinis, da Giorgia Sbuels, l'avvocato Cristian Blasi, Sara Carlini e tutta quanta la redazione. A voi, buonanotte. Buonanotte.